Momente ragazzi, sono Andorgo Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Tales of Zestiria. Siamo qui dove ci siamo lasciati, più o meno, perché come ho detto nello scorso episodio che avrei fatto un po' di livellamenti, insomma nel cercare di riuscire a portarci un po' avanti. E come potete vedere ragazzi, guardate un po' i livelli. Sono a livello 62, Rose a livello 60, Micleo e Edna sono ancora indietro. Anzi, in realtà solo Edna, perché Micleo è insieme a Zavid in termini di livellamento. Entrambi a livello 59, Layla a 60, esattamente come Rose. Qua si è completamente sputtanato tutto, nel senso che potete vedere il livellamento che è tutto fatto a caso. Cioè, io non so perché sono a livello 62, mentre Etena sta ancora a livello 58. Va bene che tra un po', guarda, cioè gli manca uno sputo, ancora tipo un paio di battaglie e sarà a livello 59, ma tutto questo non ha senso. Va bene che siamo comunque abbastanza bilanciati tutto sommato, però qui comunque c'è qualcosa che non va in termini di sistema di livellamento. No, così è. Poi, tra l'altro, devo farvi vedere un paio di cosette perché mentre mi stavo cercando di allenare ho recuperato, anzi, ho ottenuto vincendo le battaglie alcuni oggetti, tra cui questa spada, il Caliburnus. Come potete vedere, abbiamo efficace contro draghi per ben 2 volte, e quindi sapete bene che questo doppio effetto si somma, e in più anche efficace contro demoniaci, perché non si sa mai. Ovviamente è già livellata al massimo, come potete vedere. E non è il solo, perché ho ottenuto anche altro, come ad esempio questo blu acqua marina che ho dato a Micleo. Ovviamente anche lui maxato. Lei gli ho dato, ecco, mi dà ancora nuovo l'abito delle superstite, che anche questa è efficace contro i draghi. Lei mi sembra che non gli ho... No, lei non gli ho dato niente. Però Zavid mi sembra che gli ho dato qualcosa, vero? Sì, blu marina anche a lui, sempre la casacca, livellata al massimo, e anche questa volta è efficace contro i draghi. Vabbè, non è doppio, però almeno potrebbe aiutare. E sapete perché ho tanti di questi oggetti con l'efficacia dei draghi? Perché mi sono messo qua sul Dominus della Terra. Come potete vedere, i Normini in uso in questa zona, ho messo l'Indwer, che è questo qua, che come potete vedere, tutti gli oggetti che otteniamo c'ha questo bonus, che ha un'efficacia del 15% contro i draghi. Io lo lascerei ancora un po'. Ah, poi tra l'altro abbiamo delle cose nuove. E tra l'altro una cosa che non mi sono mai accorto, che non ho mai attivato il riposo del viaggiatore, e l'ho attivato. Vabbè, ma qua sono più o meno le stesse cose, no? Incrementa la frequenza di rilascio dei nemici del 50%. Va bene, comunque. Vabbè, io direi di lasciare il Normin ancora un po'. Poi c'è un'altra cosa. Qua, guarda qui, c'è un monolite. Purtroppo l'ho già letto, che è questo della guardia. Va bene, ve lo leggete voi. E mi dà una puntuazione. Però qua non me lo dà più perché l'ho già letto purtroppo off camera. Va bene, siamo qui, dobbiamo affrontare il mega drago della distruzione. E infatti te lo dice anche. Io farò un po' di battaglie. Che cacchio è sparito? Io farò un po' di battaglie. Io farò un po' di battaglie, alcune le farò vedere, altre le taglierò direttamente. Così almeno cerchiamo di arrivare al drago che siamo più forti che mai, magari se riusciamo a fare qualche livellamento in più. Aia! Oh, fammi attaccare, brutto bastardo! Ah, poi ho ottenuto delle nuove abilità come questa, che è tipo il muro di fuoco che distrugge tutto e tutti. E tipo spamma i colpi. E spinge via i nemici anche, quindi cioè è fortissimo.
questo attacco. Oh, finalmente. Livello per Edna e Rose. Ok, quindi senza indugio. Che cacchio? Ok. Sì, ma Edna, ma porca vacca. Vabbè, tra l'altro non mi sono nemmeno accorto che... Porca. Allora, qui sono forte, perché sono di livello anche 55, anzi, 65, 66. Questo è a livello 63. Mi fa vedere anche gli altri, per caso? No, vabbè. Ok, equipaggiamento aumentato. They're all dead. Oh. Qua non sono mai orco, c'è il coso. C'è. Non sono mai venuto quassù, sono sempre stato in cima. Oh, ok, qua. 70, pazzo maniaco! Livello 70. Vabbè. Colpa mia che mi ha attaccato due nemici contemporaneamente. Vabbè, ma è anche un modo per vedere come sono migliorato. Ok, manca lui. Tra l'altro sono riuscito ad avere qualche tecnica in più in combattimento, come potete vedere. Sì, sto anche migliorando. Vai, muro di fuoco, muro di fuoco. L'unico difetto è che consuma una quantità immane di CS. Io non ti faccio respirare. Edna è salita di livello, no Edna, Layla. No, adesso è già più bilanciato però adesso. Adesso i livelli sono già un po' più bilanciati e mi piace già di più. Cerchietto sacro. Bottiglia sacra, ma ne abbiamo già il massimo. Oh! Questo è bastardo perché si teletrasporta. E poi anche perché spamma gli attacchi ed è fastidiosissimo. Ma
Laila è morta. Acqua è sempre la bottiglia sacra, vabbè. Porca vacca, quanti nemici che ci sono qua? 63. Ecco qua. Vabbè, tra l'altro le competenze, i titoli di competenza stanno continuamente aumentando. E qua dobbiamo stare attenti perché Rose non è messa bene di vita. Va bene che c'è, che abbiamo il recupero vitale. E infatti vedi, adesso è 977 e adesso sta a 1500. Listen to Princess Alicia. We could have avoided all of this. Ma ormai il danno è fatto, eh. Il danno è fatto. Ah, ma è qui. Quindi scusa, io posso andare per di qua? Perché qua ci trova ancora la famosa missione che dobbiamo fare. E anche perché qua ci possiamo tipo rifornire un attimino. Allora, facciamo una cosa. Io vado dritto per di là. Dopo aver ammazzato sto scheletro mago. Anello nella corazza. Sì, che così mi posso fondere un po' di robette anche. Questa è un'ottima zona per livellare. Porca vacca, eccolo! Lo vedo! E quello là, lo vedi? Quello là in fondo. Però io vado un attimo dritto. Vado un attimo dritto. Forse farò una pazzia. Allora fammi parlare con lui. Ecco questo che maneggia con le mani. Allora intanto fondo un po' di robette perché... Ecco, guarda qua quante robe. Allora, spada... Ecco, ho avuto anche queste, ne ho bene tre. Allora, questa la faccio la combo con questa. Ok. E questo. Efficacia contro draghi 15. E vabbè, che questo che è sigillato. Ok. Ora io vado dritto. Io vado dritto perché voglio provare a vedere. Ripeto, farò una pazzia, ma voglio comunque rischiare e provare. Che rischio, che rischio. Save me, mother. Fammi prendere questo. Porca vacca. No, questo è bastardo.
Pensavi di scappare. Chi manca? Quello? Io uso questo attacco che almeno è dalla distanza. La palla di fuoco. Ecco. 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 Potrebbe succedere qualcosa di molto brutto. Ed esplosione. Boom. Allora qua. Allora prima. Sì, deve essere qua. Qua non ci siamo mai stati. Ok. E una salvatina la faccio. Villaggio abbandonato di Forton, eccolo. Forton, il famoso Forton. No, adesso potrebbe essere dietro, potrebbe essere lì dietro, vediamo. O forse ci dobbiamo ritornare più tardi. Ah, qua c'è una cesta. Cialda di fragola. No, mi sa che non c'è. Infatti non c'è. Mi sa che ci dobbiamo ritornare qua. Vabbè, io ci ho provato. Vabbè, ma è anche prevedibile, perché qua adesso stiamo facendo tipo la storia, quindi. Ma se provassi a fare l'abusivo? It's all over. We're doomed. Doomed. Ma chi è che ride così? Aspetta, io voglio provare a fare l'abusivo, posso? Questo gioco mi è. Questo gioco me lo consente? E boom, stiamo livellando come non mai. Qualcuno intervenga. Stiamo facendo noi. No, volevo. Allora, aspetta, skippo un attimo lui. No, no, voglio andare giù in fondo. Voglio proprio fare l'abusivo. Poi se c'è la memoria invisibile torno indietro. Mannaggia te. Cioè, allora, se la gente muore così, vuol dire che. A dragon? You mean they actually exist? Ma che cacchio? Ok, mi fa passare qua. Pensavo che non mi facesse passare. In realtà sì. Ok. Però qua mi sa che c'è il muro invisibile. No! Mi fa passare! Però mi sa che non ne posso riuscire. Allora, considerato che siamo comunque a più di 20 minuti, sicuro. Sicuro. Ah, qua c'è un altro monolite. No, aspetta. Questo mi sembra che l'ho letto. Arte serafiche. Sì, l'ho già letto. Sì, perché qua mi ricordo che ci sono passato. Allora, qua cosa dice? Che cos'era quell'ombra apparsa durante il tuono? Che
Che cosa sta succedendo ai nostri in prima linea? Guarda, forse dovresti guardare te stesso. No, di qua non si vede. Ma sta là dietro. No, non si vede da qua. Il drago direi che lo battiamo nel prossimo episodio a sto punto, perché pensavo di batterlo in questo episodio, però mi sa che forse mi devo livellare ancora di più, perché secondo me potrebbe stare addirittura sull'80 e passa di livello, secondo me. Quindi, cioè, siamo a tipo 20 livelli sotto. Quindi, visto che c'è un salvataggio qua, praticamente, faccio un salvataggio qui. Off camera mi continuo ad allenare come non mai. Non vi prometto che riuscirò ad arrivare fino a livello 70, perché è tipo quasi impossibile. Tenterò comunque di combattere fino allo sfinimento, finché non mi rompo le balle, e poi da lì vedremo e lì proviamo a vedere di affrontare il drago della distruzione. Quindi questo sarà un episodio per mettervi un po' la suspense. Comunque lo abbiamo già intravisto, è bello grosso. Allora ragazzi, facciamo così. Il drago, lo prometto, lo andremo ad affrontare nel prossimo episodio. Lo prometto. Nel frattempo continuo ad allenarmi, provo a salire di livello più che posso. E comunque la situazione qua direi che è molto 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 chiara. Quindi ragazzi, direi che per questo episodio di Tales of Zestiria direi che è tutto. Questo cosa dice? Qual è la situazione? Forza, VFK subito. E chiama i rinforzi, ora. Ma nessuno sa che c'è un... cioè che è apparso un drago in mezzo al campo di battaglia, no? Vabbè, allora ragazzi, direi che per questo episodio di Tales of Zestiria direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e delle future serie che arriveranno. Di mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.